Saremo nudi. Mi sdraierò su di voi. E poi entrerete dentro di me. Siete pazza! Che avete da guardare, si può sapere! Gabrielle! Avete conosciuto mia figlia maggiore? Sì, è molto bella. È malata? Non è pazza. Ha solo bisogno di un uomo. Volete sposarvi con me? Siete matto. Non vi amerò mai. Signora Rabascal Gabrielle, rimarrete per 6 settimane. Quello di cui soffrite viene anche chiamato mal di pietre. Buongiorno. Anch'io faccio la cura. Non scendo mai di sotto. Ci sono soltanto malati. È il libro che state leggendo? Sì. Amore mio, il tuo corpo mi ha invaso. Non faccio che aspettare. Non hai ancora risposto alle mie lettere. Cosa ti ho fatto? Voglio parlare con te. Perché non mi hai mai detto niente? Di che parli? Aspettate! Che cosa posso fare? Ciao ragazzi, oggi parliamo di Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse. Film francese con la regia di Hugo Gélin e con protagonista il bravissimo Omar Sy, che interpreta Samuel, un uomo che vive libero e senza responsabilità, fino a quando una sua ex ricompare nella sua vita lasciandogli una bambina di pochi mesi, sua figlia. Da quel momento dovrà cercare di fare il padre tra mille difficoltà e colpi di scena. Questo film è un libero adattamento ispirato al film messicano No se aceptan devoluciones, ed è una storia sul rapporto padre-figlio, su una famiglia un po' improbabile ma meravigliosa, sul destino e su quello che ci può capitare all'improvviso sconvolgendo la nostra vita. Può sembrare una semplice commedia leggera, ma ha anche un sorprendente lato emozionante e commovente. Quindi ci aspettano risate e lacrime in abbondanza dal 20 aprile con Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse. Aspetto di sapere cosa ne pensate e, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Valeria.